È iniziato il processo a Franco Panariello, il 55enne accusato di aver ucciso la moglie da cui si stava separando, Concetta Marruocco, nella loro casa di Cerreto d'Esi. Sentiamo la sorella della vittima, Raffaella Marruocco, che è arrivata qui in tribunale, proprio insieme alla famiglia e insieme ai 3 figli della coppia, di cui uno ancora minorenne. Sentiamo allora cosa ci ha detto Raffaella Marruocco e cosa si aspetta da questo processo, che proseguirà il 27 settembre. L'aspettativa è che la giustizia faccia il suo corso e chi ha sbagliato deve pagare, anche perché lo sbaglio è gravissimo. Mia sorella non torna più. Quindi dice hanno sbagliato, c'è Chi un ha sistema, ecco. sbagliato? Non sto a dire chi ha sbagliato. Lei ha parlato di tanti maltrattamenti prima di questo omicidio e i verbali del procedimento relativo ai maltrattamenti si chiede ora che siano acquisiti e che vengano utilizzati anche qui, tenuti in conto anche qui. Certo. Questo avvale la prima cosa di come si comportava prima. Senta, ci sono 3 ragazzi, insomma, in questa storia, oltre alla vittima, che senza dubbio è la cosa più importante, però come stanno questi ragazzi? Lei, insomma, sta facendo un po' le veci della mamma. Immagini come possono stare sti ragazzi. Sono rimasti orfani. Vi dico solo questo, sono rimasti orfani. Lei sperava che venisse contestata anche la premeditazione? Certo, perché c'è la premeditazione. Cioè, non si va alle 3 di notte con il coltello, con le chiavi di casa, apri di nascosto. No, era tutto premeditato. Poi c'è il nodo di questo braccialetto elettronico sulla base delle responsabilità, insomma c'è anche questo elemento. Eh sì, quindi bisogna vedere tutto, cose che non ha funzionato e per la protezione di mia sorella. È quello, cos'è che non ha funzionato? Perché oggi non dovremmo essere qui.